Carissimi, la più cordiale buonasera da parte di Regno di Vita. Queste immagini vi giungono dalla provincia di Benevento e più precisamente da Paduli, che diventa magicamente teatro cornice di un evento straordinario. Pensate un po', questa sera noi premieremo una ragazza con un titolo regionale, con il titolo regionale mitico che fu consegnato nel 1950 a Sofia Loren. Stiamo parlando del titolo di Miss Eleganza, un titolo davvero molto importante con il quale appunto la ragazza potrà poi partecipare niente po' di meno che alla semifinale nazionale di Miss Italia. Lo spettacolo sta per avere inizio, manca davvero poco, le ragazze stanno arrivando qui dietro al palcoscenico alla spicciolata, ci siamo! E allora prima di vederle qui sul nostro palcoscenico e in gara, guardiamo insieme questo backstage preparato nei minimi particolari dal nostro cameraman e regista, e sto parlando di Vincenzo Enzo Simone. Vediamo insieme.
allora, buonasera a tutti, amici di Poduli, fatevi sentire. Allora, dunque, io a questo punto devo fare i miei complimenti particolari, un ringraziamento particolare a una donna che sta per salire qui sul palcoscenico, perché se siamo qui, è grazie soprattutto a lei. E io voglio qui, sul nostro palcoscenico, lei, Maria Grazia Rubino, titolare del centro appunto estetico, Beauty, ecco, Beauty Wellness, dovrebbe arrivare tra qualche istante, anche magari con una musica, la facciamo entrare in scena, che si trova a Benevento. Eccola qui, Maria Grazia Rubino, eccola che arriva, e la ringrazieremo. Cosa potrei fare? Inginocchiarmi magari e dire grazie per averci portato ancora una volta qui, perché siamo già stati qui, è vero, tanto tempo fa. A nome delle ragazze ti ringrazio, ti faccio fare una bella passerella, un applauso. Maria Grazia, grazie. Se siamo qui è grazie a lei, ragazzi. Ma attenzione, Maria Grazia, ma diciamola tutta. Tu conoscevi Miss Italia, chiaramente l'avrai vista, però come si faceva ad entrare subito in contatto con l'agente unico del concorso che è Antonio Contaldo? C'è un tramite, c'è un ponte, e il ponte ha un nome. Si chiama Leonardo Palazzo, che è qui con noi, che ci raggiunge in questo istante. E lui ti ha proposto Miss Italia. A te la parola. A te la parola. Sì. E beh, un saluto particolare ai ragazzi, alle famiglie che sono venute qui a cittadinanza di Paduli. Prego. Grazie mille a tutti stasera di essere qui. Grazie a voi ragazze per essere venuta da tutta la Campania. E grazie Leonardo e grazie anche a te. Donna di poche parole, lei è una donna concreta, però stiamo riprendendo, come si chiamerà? Rocco. Rocco, magari quando compirai 18 anni guarderai queste immagini e scoprirai che il primo grande applauso, Rocco, il primo grande applauso l'hai ricevuto a Miss Italia nella città di Paduli. Un applauso a Rocco che sta per nascere, quanto manca? 4 mesi. Ciao Rocco, l'applauso più forte. Tra qualche anno, quando vedrà queste immagini, Leonardo. Beh, che dire, hai detto già tutto, ma mancano i ringraziamenti al patron regionale Antonio Contaldo, che è qui questa sera. Grazie Antonio. E abbiamo ringraziato tutti, sì. Mancava solo lui. E allora, come capita nelle migliori trasmissioni, andiamo indietro con la moviola, andiamo indietro per scoprire insieme chi sono queste 4 ragazze che hanno vinto già delle finali regionali. Abbiamo iniziato in provincia di Caserta, a San Felice a Cancello, dove in quella occasione il titolo di Miss Miluna Campania 2023 è stato consegnato a una ragazza di Gragnano, provincia di Napoli, e sta per arrivare. Lei si chiama Martina Alfano. E allora attenzione, perché questa ragazza invece ha vinto un titolo importantissimo, il primo titolo di Miss Italia, fondato nel 1939, era il titolo di Miss Sorriso. E per la Campania, a rappresentare la Campania con questo titolo, c'è lei. Ha vinto questo titolo a Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli. Lei si chiama Ilari Monsurro. Arriva lei, un'altra bella ragazza
che insomma abbiamo scoperto, una selezione provinciale ad Agropoli, e ha partecipato ad una finale regionale a Casoria in provincia di Napoli, e in quell'occasione ha vinto un titolo molto importante, il titolo di Miss Napoli. E allora, signore e signori, è una volpe, la volpe della nostra serata, del gruppo. E allora ci siamo, ci siete ragazze? E allora, signori, Maria Grazia Volpe! Sta arrivando, è stata appena eletta, ha il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, Bellezza Rocchetta Campania, ed è qui con noi, non poteva mancare da queste parti perché ha vinto il titolo regionale, rappresenterà la Campania anche lei alla semifinale nazionale. Signore e signori, eccola che arriva, Morena Liscio! La ragazza più bella d'Italia, la ragazza che ha vinto il titolo di Miss Italia, sì, è proprio lei, la ragazza più bella d'Italia, si chiama Lavinia Abate. Rinnovo la proclamazione Miss Italia 2022, è lei, una ragazza romana di appena 19 anni, Lavinia Abate! Che bella! Thank you.
Ancora un applauso per Lavinia Abate, la sesta classificata, che è la concorrente con il numero 7. E lei al sesto posto. Dov'è? Eccola qui, un applauso per questa ragazza che si classifica al sesto posto. Si chiama
Teresa Abate. La giuria ha deciso che si classifica al quinto posto la ragazza che magicamente questa sera indossa il numero 12. Eccola qui. Beh, un po' stupita, non so perché, o magari si aspettava di vincere o perché non si aspettava di entrare tra le sei. La quarta classificata si trova qui, alla mia sinistra. In alto. L'ultimo gruppo in alto, dove c'è la numero 32, Dalila Pulcrano. Eccola qui, Dalila Pulcrano, al quarto posto. Terzo posto, medaglia di bronzo questa sera per la concorrente con il numero 9, Yvonne Di Francia. Yvonne Di Francia è lei che si classifica al terzo posto. La ragazza più elegante della Campania, la Miss Eleganza Campania 2023, è la numero 6, Alessia Caruso. Alessia Caruso ha vinto, è lei la vincitrice, è lei la trionfatrice, è lei la ragazza che vince il titolo di Miss Eleganza Campania 2023, e qui viene premiata la provincia di Caserta. Con questo sorriso che noi vi salutiamo, vi ringraziamo per la cortese attenzione. Dalla città di Paduli, in provincia di Benevento, il risultato, la notizia è questa: a Paduli il titolo di Miss Eleganza Campania 2023 è stato consegnato alla concorrente numero 6, Alessia Caruso.